Mari. Ciao, lui si chiama Enrico e io mi chiamo Mari. Oggi andremo ad aprire tre buste. Attenzione. Aiuto. Andremo ad aprire tre buste. Giardino incantato. Giardino incantato. Carina, poi. No, cosa? Gumball. Gumball e sua sorella. Gumball e sua sorella. No, Gumball e suo amico. Gumball e suo amico. E poi l'altra busta. Chi è? Enrico con suo Enrico con il telefono telefono. nel parco. No, nel giardino, Nel nel. giardino, nel giardino. Allora, scegli di queste tre buste con aprire. Queste di qua? E andiamo a aprire queste di qua. Dove... Ah, tu parla delle buste. Io parlo delle buste. Allora, questi sono acquisti fatti, alcuni recenti, alcuni no. Basta. Ho capito, basta. Qual era adesso lei? Lei era. E Sì. vai. Invece, ho una cosa molto importante da dirti, Marie. Lo sai che nella nuova espansione che uscirà, il costo delle buste sarà di 6 euro. Tu cosa ne pensi? Schifo totale. Uno? Schifo totale. Schifo totale. Bravissimo. Il mercato Ta-da! Pokémon andrà un pochettino a scendere. Allora, prima ringraziamo, aspetta, ringraziamo, non dove è il nome? Ringraziamo, aspetta. Dov'è il nome? L'ha cancellato? Ah no. Ringraziamo Angelica per queste buste di Harry Potter che mi mancavano nella mia collezione. Ve le faccio vedere. A voi abbiamo busta di 11 carte da gioco, molto bella. Queste sono le buste di Harry Potter che andranno insieme alle altre buste del set base, sempre di Harry Potter. Le condizioni sono molto molto buone. Guardate che sono belli, sono molto molto belli. Consiglio a tutti quanti, se per caso avete l'occasione di trovarli, acquistateli. Ok, l'altro acquisto quale andiamo ad aprire? Questo? Vai tu. Ringraziamo Roberto, grazie di questo acquisto. Andiamo a vedere che cosa sia. Vai a vedere qui. Inizia. Ah. Il primo acquisto è un altro Charizard. Però se metto lo scos. L'ha messo lo Scotch come protezione. Un altro Charizard 7 base. Molto molto bella, italiano, aspetta. Un Poliwag 7 barre come condizioni, come mai senza sleeve, ha qualche difetto, però sempre una bella carta. Poi abbiamo questa Butterfree, molto bella anche questa, bella questa sleeve, bella rigida, ci piace. Abbiamo questa Steelix, molto bella reverse, bella bella sì, condizioni molto buone. Molto 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 bella anche questa. Poi abbiamo questa Kingler, anche questa è una bella carta. Stranamente queste carte sono belle rigide. Aspetta, bella anche questa. Comunque il miglior acquisto ovviamente è stato questa di qua, Charizard 7 base, condizioni molto molto buone. Andiamo a vedere dietro, condizioni molto molto buone. Andiamo a vedere dietro com'è. Allora, vediamo se ce la facciamo. Allora, andiamo a vedere le condizioni di questo Charizard 7 base, senza rovinare il top loader o altro. Ecco qui.
la sleeve, perfetta. Niente ragazzi, guardate che bella, molto 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 bella, molto bella questa carta. Ragazzi, sto per aprire un'altra. Guardate che bella, a parte questa piccola leggera piega che c'è qui, faccio vedere, però per il resto penso che sia una carta davvero davvero bella, come tutte le altre. Aspetta, mettiamolo qui dentro. Ma chi? Aspetta, aspetta, mettiamo qui dentro e mettiamo il top loader. L'altra busta che andiamo ad aprire, là, l'altro acquisti, l'altro acquisto. No, questi non sono questi, sono queste sono carte che ha messo in protezione per l'altra carta speciale. Che ora andrò a far vedere. Guardate che sono carine anche queste, oh. Final Fantasy. Poi? Che non mi interessa. Però sono carine. Questa è un'altra espansione, non ci interessa. Eccolo qui, aspetta. Un bellissimo acquisto. Eccolo qui, ce n'è più? Allora, queste carte di qua sono le ammesse come protezione, che questa non ci interessa. Vediamo qual è questa. Tienila. Grazie, Fantasy. Ecco, l'altra carta che ho acquistato. Peccato per questo bordino qui, però guardate che bella. Guardate che bella carta. Stupenda. Un Suicune Olo. Vediamo le condizioni. Questo mettiamo subito il top loader. Guardate che bella Olo. Qualche graffiettino di qua. Però diciamo, a parte questo bordino che c'è qui un po' piegato, posso dire che è davvero davvero una bella carta. Vabbè, scusate per l'entusiasmo, ma per ora, a parte la notizia delle buste che aumenteranno di 6 euro, poi il canale non va granché. Quindi iscrivetevi e commentate. Ciao ciao. Baby.